Primo maggio a tutti i cooperatori italiani e in modo particolare ai soci di Stripes Cooperativa, di cui ho l'onore di essere la presidente. Voglio farvi gli auguri per questo primo maggio, certo un primo maggio particolare, ha un altissimo valore simbolico, un primo maggio 2020 nel pieno, o speriamo a conclusione, di un'emergenza sanitaria come quella portata nel nostro paese dal Covid-19. In queste settimane, grazie al lavoro dei soci, siamo riusciti a reinventare le attività della cooperativa e a rimanere vicini alle famiglie che sono normalmente destinatarie dei nostri interventi. Abbiamo cercato di trovare soluzioni complesse per problemi complessi. Mi piace pensare comunque che il primo maggio sia la festa del lavoro di tutti, di un lavoro in sicurezza. Ricordiamo appunto che gli operatori sociali, insieme a medici e infermieri, hanno potuto garantire in queste settimane la loro presenza e occuparsi dei più fragili. Per questo voglio ringraziare davvero tutti coloro che lavorano nel sociale e in modo particolare chi tra noi ha nel quotidiano cercato di resistere e di portare il suo sguardo nuovo per affrontare questa difficoltà. Mi auguro che questo momento passi in fretta, che non diventi però un vago ricordo e basta, ma un caos e un'incertezza da cui trarre spunto per ridisegnare il futuro dei nostri servizi. Vi ringrazio tanto e faccio davvero tantissimi auguri per un primo maggio, festa dei lavoratori, all'insegna del tema del resistere e del rinnovare e del sapersi giocare il proprio ruolo in questa società. Grazie a tutti e auguri.